Buon pomeriggio a tutti e benvenuti, e ci ritroviamo dopo un anno esatto di nuovo con questo appuntamento dei campi scuola. Scusate. I campi scuola è un progetto del Dipartimento Nazionale in collaborazione con le regioni e con le associazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile. Molti ragazzi qui presenti, è il terzo anno che sono con noi e siamo molto contenti. E anche quest'anno cercheremo di dare il massimo a loro per apprendere quanto più possibile e poter gestire una situazione che si possa verificare durante il percorso della vita. Non ci limitiamo soltanto al comportamento di protezione civile, diciamo entrare nello specifico tecnico della ricerca e del soccorso, però noi è un'azione sociale che vogliamo fare e abbiamo aperto a 360 gradi le attività. Anche quest'anno saranno coinvolte, hanno così aderito anche altre istituzioni che nel sistema sono presenti in emergenza reale, come la Capitaneria di Porto, che sarà ospite anche qui mercoledì, i Carabinieri Forestali, che parleranno della tutela dell'ambiente, e la Polizia Locale, che inizieremo un percorso formativo sull'educazione stradale, questo è nuovo, del Comune di Melito, e poi avremo anche ospite la Croce Rossa Italiana, perché quest'anno abbiamo deciso di spostarci 2 giorni in una località spromontana, sempre fa parte del comune di Rogudi, a Marupapa, dove allestiremo un campo e faremo ai ragazzi vedere come si fa una ricerca di un disperso in un bosco il primo giorno con l'unità cinofile, che anche Melito da circa 8-9 mesi all'unità cinofile, la prima struttura in provincia di Reggio Calabria che opera in un COM operativo. Parteciperanno anche l'Associazione Misericordie e le Guardie Ambientali e altre associazioni che nell'operare, diciamo, in fase emergenziale reale servono. Anche l'intrattenimento per una distrazione, perché andare a gestire un'emozione di un disagio non è così facile. Sembra che vadano a fare un campus, ma non è un campus, volevo correggere, questo è un campo, questo è un inizio di educazione e un inizio di comportamento sociale e senso civico che vorremmo che domani i veri volontari del futuro loro sostituiranno noi, perché questo è proprio la mission del nostro progetto. Il progetto, ci sono stati 4 progetti in provincia di Reggio e siamo rientrati anche quest'anno e siamo molto contenti. Siamo contenti e ringraziamo l'amministrazione comunale di Rogudi, qui ben rappresentata, che ci ha ospitato per questi 5 giorni e ha messo a disposizione tutta la struttura e tutto quello che a noi serve. Una cosa che i genitori dello scorso anno, quelli di 2 anni fa, vedono, dice: ma come mai, dove dormono, che mangiano, che fanno? Non vi preoccupate, loro sono qui perché si devono gestire. L'amministrazione comunale, appena noi siamo venuti qui, hanno aperto le porte, questo è giusto dirlo, e hanno messo a disposizione tutto quello che loro potevano mettere a disposizione. Dice: noi siamo per il territorio, vogliamo essere accanto ai ragazzi perché è il futuro di domani. L'assessore e il vice sindaco presenti. Buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a precisare che siamo noi a ringraziare l'Associazione di Merito per aver scelto questa location, la sede dove ci troviamo, e anche la località montana di Marubaba, come ho già ovviamente citato prima. Io porto anche i saluti del sindaco, che purtroppo oggi per motivi istituzionali, vi ricordo che è anche consigliere metropolitano, oggi si è riunito il consiglio metropolitano ed è voto per motivi è dovuto essere assente. Io volevo darvi un caloroso saluto, ma vi posso dare soltanto il saluto, perché il caloroso ci ha pensato il meteo e qualche cretino che si è divertito a mettere fuoco per la vostra attività. Niente, io volevo fare, come amministrazione, volevo fare una breve premessa di quello che è la nostra attività, come il nostro stato di fatto oggi e quello che vorremmo dalla protezione civile.
Ad oggi noi abbiamo approvato un piano in consiglio, prima in giunta e poi in consiglio comunale, e questo piano ad oggi è approvato, è aggiornato di recente, quindi è tutto ok come piano. Noi ad oggi manca un'associazione di riferimento, che noi purtroppo oggi non abbiamo, perché avevamo fatto una convenzione con la Garibaldina di Lazzara, di Motta San Giovanni, però ad oggi per motivi diversi non è nelle condizioni di offrirci qualche... Io personalmente come ritengo che la cosa ideale, ma per logistica, sarebbe il punto com di merito, ma a questo chiederò conforto al mio tecnico, se è possibile fare una convenzione con il comune di merito oppure fare un bando, e questa è una questione. Quando ci sarà l'associazione, noi la prima cosa che vogliamo è che ci sia un'associazione vera e propria che protegga i nostri cittadini, ma nello stesso tempo, ancora prima, vorremmo educare la gente a proteggersi, far sì tutto ciò che dare tutte le informazioni, divulgare il nostro piano, fare eventuali simulazioni, perché ad oggi, nonostante io la mia età, io se succede un incendio non so da che parte andare, se succede un terremoto non si sa bene, non credo che, penso che forse qua dentro c'è gente che lo sa, perché visto che è a contatto con... Ma non credo che in tutte le case ci sia della gente che sa come comportarsi, come aiutare, come aiutarsi. Quindi in tutto ciò noi confidiamo nell'aiuto che queste associazioni ci possono dare. Io ringrazio per la loro disponibilità, che prestano al nostro territorio, e passo la parola a chi di più di competente. Di competenze non ne ho sicuramente. E innanzitutto saluto tutti voi, genitori, ragazzi, operatori, la misericordia anche che vedo qui presente. Questa amministrazione quest'anno ha avuto il piacere di accogliere la Protezione Civile, quindi di accogliere questo progetto, come diceva Massimo, che non è un campus ma che è un campo. Anch'io sono la Protezione Civile, che vede appunto coinvolti voi ragazzi dai 13 ai 17 anni. Fa un investimento anche economico, visto che non pagano nulla. Vede coinvolti appunto questi ragazzi che proseguiranno un viaggio all'interno del mondo della protezione civile. Noi, diciamo, io conosco questo progetto, credo in questo progetto, perché è da 3 anni che faccio parte come genitore di questo progetto, e quindi so che alla fine di questo progetto i ragazzi sicuramente dimostreranno, il mio motto è sempre questo, di sapere, sapere fare e sapere essere. Sapere, naturalmente, conoscere le nozioni di protezione civile, sapere fare e appunto utilizzare quelle che sono le procedure di protezione civile, e poi alla fine sapere essere, che è il motto più bello, sapere essere se stessi, sapere collaborare insieme, sapere che siete parte attiva di una squadra, e quindi cercare di creare il vostro percorso formativo. Finirete questo campo scuola con un bagaglio ricco di esperienze, e sicuramente lo dovete grazie ai formatori. Io ricordo una frase di Gardner che diceva che l'educazione non è un'isola ma è un continente aperto alla cultura, quindi cerchiamo di educare, di formare questi ragazzi per essere cittadini consapevoli di una cittadinanza attiva. Grazie, io lascio la parola. Quindi vi auguro un buon campo, un buon divertimento, e cercate di imparare tante cose che sono naturalmente un vivaio di conoscenze per il vostro futuro. Grazie.